Marco Castoldi al momento non può far rientro nella propria abitazione, il racconto del musicista. Morgan è stato uno degli spettatori, live, dell'incendio del Palazzo di Milano in via Antonini, andato a fuoco in un batter di ciglia. Circa 70 famiglie, tra cui figura il cantante Mahmood, hanno visto la loro dimora incendiarsi in un amen ed essere inghiottita inesorabilmente da fiamme e cenere. Sul caso indaga la procura. Come può un edificio di quel tipo disintegrarsi in qualche ora e in quel modo? Con quali materiali è stato costruito? L'abitazione di Marco Castoldi è vicinissima alla Torre dei Moro distrutta e al momento non è agibile. Infatti il musicista, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che non ci può mettere piede. Sempre al quotidiano di Via Solferino ha anche parlato del caso Salmo, che ha raccolto parecchie critiche ma pur qualche posizione favorevole, come quella espressa da Francesco De Gregori. Non solo le 70 famiglie della Torre dei Moro attualmente non hanno una casa, ma pur chi come Morgan abita negli edifici circostanti è stato allontanato dalla zona. Certo, questi ultimi hanno una situazione meno tragica degli inquilini della struttura bruciata, in quanto le loro dimore non sono state polverizzate. Non so nemmeno quando ci faranno rientrare. Io e altre famiglie siamo stati allontanati dalle nostre case per il rischio di crolli. Dall'oggi al domani, racconta Castoldi che al momento ha trovato alloggio come ospite da una persona meravigliosa, il pittore e scultore Robert Glaigorov, sempre a Milano. Con me ho soltanto qualche vestito e una chitarra. Sono un artista che non può fare arte, aggiunge Morgan. Nella casa che ho dovuto lasciare, anche se temporaneamente, c'è tutto quello che mi permette di lavorare. Tutti gli strumenti musicali, gli spartiti, gli appunti e altri oggetti che gli servono per produrre, sono nella dimora che al momento è inagibile. Dall'altro lato Castoldi, alla luce del disastro della Torre dei Moro, dichiara: però poi penso a quelle povere famiglie del palazzo incendiato, quelle persone che hanno davvero perduto tutto e allora mi passa. Naturalmente. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.